Dopo circa 6 mesi è tornata a squillare la campanella anche nelle scuole di Fano. Questa mattina sono ripartite le lezioni, dando il via all'anno scolastico più difficile perché banco di prova per l'emergenza coronavirus. Io tutto sono tranquillo, preferisco le lezioni in presenza piuttosto che online. E no, secondo me si affronterà come tutti gli altri anni, con tanta voglia di andare a scuola e tanta voglia di fare bene. E oggi prima campanella, a che ora entrate? Alle 9 dovremmo entrare. Fino? Fino a mezzogiorno. Alcuni mezzogiorno, perché facciamo classi un po' diverse, quindi noi forse fino alle 2 anche. Tutti in fila per entrare con la mascherina sul volto per dirigersi in classe dopo aver igienizzato le mani all'ingresso. Nonostante gli accessi divisi e scaglionati ad orario a seconda di classi e sezioni, per i ragazzi rimane difficile non muoversi in gruppo ed evitare assembramenti, soprattutto nei piazzali. Ormai siete abituati a tenere queste mascherine o ancora no? Secondo me sono sbagliatissime, anche perché tanto fuori da qui alla fine non l'indossa nessuno, quindi se non la prendi qui la prendi da un'altra parte alla fine. La mascherina va indossata all'ingresso, in uscita e nelle situazioni di movimento. Quando si è seduti invece, se c'è un metro di distanza, può essere abbassata. Confermato l'intervallo, così come l'attività di educazione fisica che si farà rispettando il distanziamento di 2 metri e senza usare i dispositivi di protezione. Purtroppo dobbiamo adeguarci al nuove regole, però è anche giusto che sia così, perché da casa comunque manca il rapporto con i professori, anche se saremo staccati, però bisogna convivere con questa cosa. Quindi preferite lezioni in presenza? E da casa il quantitativo di lavoro è minore, però sì, dalla classe ci sono delle emozioni, delle situazioni che non si vanno a creare quando sei a casa. Molti gli alunni arrivati a scuola in sella alle 2 ruote, garantito a tutti anche il trasporto pubblico locale grazie al piano di ripartenza predisposto da Adriabus. Ce ne ha parlato questa mattina il direttore generale Massimo Benedetti. Fino adesso non abbiamo particolari segnalazioni di criticità su tutto il territorio provinciale. Siamo consapevoli però che i primi giorni per noi sono un banco di prova. Il sistema verrà messo quindi sotto un stress test, sicuramente fra un po' di giorni, quando le scuole saranno al 100% frequentate da tutti gli alunni, e con l'arrivo della cattiva stagione, perché è più con il tempo ancora buono come in queste giornate, molti ragazzi si spostano in bicicletta con mezzi propri. Al via una fase particolare, dunque soltanto nelle prossime settimane potrà essere stilato un bilancio per scuole e trasporti. Intanto per le classi prime del liceo Nolfi Apolloni l'anno scolastico è iniziato con il saluto del preside Samuele Giombi, che al campo da rugby ha ricordato ai ragazzi i diritti e i doveri, come lo studio e il rispetto. Poco prima il dirigente scolastico aveva spiegato in diretta su Fano TV le nuove norme, il protocollo da seguire in caso di febbre rilevata a scuola e le novità per l'ex Carducci. A causa dei lavori di ristrutturazione alcuni studenti seguiranno le lezioni da casa, qual è la situazione? Avremo le classi prime e le classi quinte sempre tutte in presenza. Avremo le classi dalla seconda alla quarta in una forma mista di didattica integrata, 2/3 in presenza, 1/3 a distanza, che poi si alternano. Di fatto uno studente passerà 2 settimane in presenza e 1 a distanza. Avete aumentato anche gli ingressi e le uscite, di conseguenza anche il numero di collaboratori scolastici? Abbiamo chiesto un aumento del numero di collaboratori scolastici e siamo fiduciosi in attesa che ci vengano assegnati. Anche al Polo 3 di Fano la didattica in presenza si alterna con quella a distanza e con le stesse modalità. Le prime e le quinte frequenteranno le lezioni a scuola. Inoltre, a causa di un ritardo da parte della provincia nei lavori di ristrutturazione di 4 aule, è stata attivata la didattica a distanza per alcune classi. Chi oggi era presente ha ricevuto le mascherine e una borraccia personale che potrà essere riempita con l'acqua in questo distributore, evitando così il consumo di plastica. La dirigente Eleonora Augello ci ha raccontato la ripartenza, rassicurando le famiglie anche per la scuola Montessori. Siamo tutti felici perché finalmente vediamo le nostre scuole piene. Questo ci gratifica da tutte le fatiche fatte durante l'estate, dai giorni di ferie praticamente azzerati. Siamo anche con gli organici ridotti, ancora non sono state nominati i supplenti nelle varie classi di consulenza.
concorso, arrivano di tanto in tanto alla spicciolata, perché anche gli uffici stanno lavorando incessantemente, hanno lavorato anche di sabato e domenica, quindi già stamattina sono arrivati alcuni docenti, ma penso che questo sacrificio, diciamo, perdurerà per l'intera settimana. Anche a Sant'Orso situazione tranquilla? Allora sì, anche lì, come in tutti gli altri plessi, i lavori si sono protratti fino al sabato, quindi capite bene che la ripresa ci ha lasciato anche lì col fiato sospeso, però la collaborazione con gli enti locali è massima. Stamattina, pensate, alle 6 andavano a sgombrare l'ultimo corridoio nel plesso di Bellocchi. Le maestre sono in gamba, forti e organizzate. Anche lì siamo sicuri che ci saranno dei piccoli intoppi, però mi sento di poter stare tranquilla e mi riprometto quanto prima di fare un giro per tutti i plessi per salutare i bimbi, che sono quelli che, per i quali la scuola ovviamente è veramente indispensabile, tant'è che nella primaria non è prevista proprio la possibilità della didattica a distanza, e sono assolutamente d'accordo con questo.